È stato nominato da pochi giorni amministratore unico dell'Arsial, dunque è passata la fase di commissariamento e anche il risanamento di bilancio. È soddisfatto? Beh sì, non nascondo una certa emozione, soddisfazione. Il commissariamento in appena un anno e tre mesi è finito, abbiamo riportato i conti in ordine, naturalmente c'è molto da fare. Il Presidente Zingaretti ha voluto propormi di continuare questo lavoro da amministratore unico, ho accettato perché l'agroindustriale oggi è forse uno dei settori più importanti dell'economia del nostro territorio e forse italiana, e la soddisfazione è anche stato che sul mio lavoro c'è stato in commissione un voto anche delle opposizioni, e questo mi fa molto piacere guardando al merito delle cose che si sono fatte. Naturalmente io esprimo anche un lavoro collettivo però, e quindi ringrazio tutti coloro che lavorano con me. Stiamo ridando dignità a un'istituzione importante, storica come era l'Arsial, ma credo un po' nel solco dell'amministrazione Zingaretti, ridare dignità alla politica, all'amministrazione, le cose buone si possono fare sempre con un assillo costante e creare le condizioni per dare una prospettiva di lavoro a tanti ragazzi e tante ragazze. Quali sono i prossimi progetti dell'Arsial? Beh, adesso è consolidare questa, ecco, come consolidare la commercializzazione, l'internazionalizzazione dei nostri prodotti, dell'agroindustria del Lazio, andare avanti sull'uso intelligente del patrimonio importante che abbiamo, sia le terre per i giovani agricoltori, sia i capannoni industriali verso le cooperative per dare maggiore forza patrimoniale e affrontare il mercato del credito con maggiore forza, sostenere con ricerca scientifica, innovazione, con le università, le aziende agricole affinché si abbassi la chimica e si possa produrre sempre con maggiore qualità e maggiore salubrità, e soprattutto cercare di saldare il mondo dell'industria di trasformazione col mondo agricolo, perché noi col food italiano, col food della Regione Lazio abbiamo grandissime chance nel mondo, possiamo creare tantissimi lavori. L'altro grande obiettivo che voglio raggiungere è la famosa Accademia Enogastronomica su cui sto lavorando. Grazie.